Giordano Colli, vicepresidente del Montecchio Calcio, ci racconta un po' quella che è stata la nuova esperienza della passata stagione, visto che siete, se non erro, subentrati alla vecchia società appunto l'anno scorso, i progetti di quest'anno e magari un occhio al futuro per capire come potrà crescere il Montecchio nei prossimi mesi, insomma. Sì, lo scorso giugno siamo subentrati al consiglio direttivo che c'era in precedenza, che ancora ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato all'epoca, ed è stato lo scorso anno un anno per noi di apprendistato ma anche di crescita, con un grosso focus sul settore giovanile e sulla permanenza e sul tentativo di permanenza in promozione con la prima squadra. Molto interessante è stata l'iniziativa che è andata a buon fine sin da subito dell'affiliazione con Atalanta Bergamo, che ci ha consentito di introdurre un percorso di formazione per tutti i nostri istruttori tecnici del vivaio. Da un punto di vista dei risultati sportivi della prima squadra, gli esiti sono stati altalenanti e poi il campionato è stato bruscamente interrotto dalla pandemia, per cui l'esperienza che abbiamo potuto fare sul campo è stata limitata a qualche mese, ma già così ci ha fatto rendere conto che avevamo bisogno di progredire e di introdurre ulteriori competenze all'interno della struttura e dello staff sia dirigenziale che tecnico. Per cui in estate ci siamo innaffiati, abbiamo colto l'opportunità di abbracciare in famiglia un nuovo direttore sportivo, Ivan Gallaverna, che è anche lui di Montecchio e con il quale ci siamo trovati subito in sintonia, dando poi anche modo al direttore sportivo preesistente Enea Ligabue di occuparsi più attivamente di una direzione generale a livello logistico, come era poi nei programmi iniziali. Insieme a me c'è il presidente Massimiliano Palmia, l'altro consigliere Giovanni Fico, il responsabile del settore giovanile Giovanni Lusetti, e insieme stiamo cercando di creare un movimento per la Valdenza dove si affermi un po' il senso di appartenenza e la volontà di stare bene insieme, insomma, cercando di fare le cose con criterio, con iniziative che siano sostenibili, ma con il desiderio proprio di progredire costantemente. In virtù di ciò siamo entrati anche in una struttura sportiva di eccellenza come il Dazzo, che era in una situazione di semi-abbandono. Abbiamo provveduto a investire parecchio ritinteggiando, rifacendo il manto erboso e portando la prima squadra a giocare il campionato di promozione con un'iniziativa molto forte per il paese, perché la scelta non è stata digerita immediatamente dal parco di supporter più storici, però questa è stata la decisione perché il centro sportivo secondo noi ci consente di dare un respiro e di cullare ambizioni per il futuro che riguardano sia la prima squadra che anche tutto il settore giovanile. Da qui partiremo. Il notare che il centro sportivo storico, dove tutti noi siamo cresciuti e quale siamo tanti affezionati, continuerà a fungere il suo ruolo di centro aggregativo importante per il vivaio, per le squadre dei giovani, per cui ci appoggeremo entrambi i centri sportivi come abbiamo già deciso di fare l'anno scorso. Per il prossimo anno ci auguriamo innanzitutto che si risolva a livello generale per tutti la situazione epidemiologica, che in questo momento mette in difficoltà non tanto la società sportiva quanto proprio la vita sociale tutti i giorni, e mi riferisco all'istruzione, al lavoro, alla vita quotidiana. Per cui per tutti è importante che il prima possibile si riesca a ritornare verso una situazione di normalità, anche se gli ultimi dati fanno presagire ad un aumento della curva, per la quale dovremo aspettare le prossime settimane per vedere quali saranno gli effetti. Da un punto di vista della programmazione dell'annata sportiva, siamo convinti che Ivan abbia allestito un organico assolutamente consono alle aspettative e alle ambizioni della società,
uno staff tecnico con il quale ci siamo trovati in sintonia sin dai primissimi incontri. Siamo convinti che proprio da quest'anno possiamo partire, diciamo, con un anno zero per creare quell'ondata di entusiasmo che riesca a trascinare tutto quanto il movimento che ci aspettiamo di far maturare in Valdenza. Una battuta breve anche sul vivaio: state investendo tanto anche in termini di persone che vengono appunto ad allenare, a seguire e a gestire, oltre che c'è un numero reale in crescita di adesioni da parte dei ragazzi della zona. Sì, hai detto bene, di questo siamo particolarmente orgogliosi, perché è sicuramente il primo punto programmatico del consiglio direttivo con cui siamo entrati l'anno scorso. L'attenzione al settore giovanile è stata spasmodica sin dall'inizio. Abbiamo investito la maggior parte delle nostre risorse nel riformare un vivaio, non tanto perché prima non fosse fatto adeguatamente, quanto piuttosto per creare una sorta di continuità di percorso per i ragazzi, sostanzialmente andando a mutare il focus dal risultato proprio delle singole annate, quanto piuttosto al percorso del ragazzo da quando è bambino fino a quando arriva all'età adulta della maggiore età. Noi contiamo di riuscire a sviluppare questo settore giovanile in maniera tale che un bambino che arriva da noi sia seguito da un punto di vista tecnico, perché a giocare a calcio ti diverti soltanto se migliori tecnicamente quello che sai fare, ma d'altro canto senza trascurare e mettendo al centro di tutto la voglia di stare bene insieme e l'aggregazione. Quindi per fare questo ci siamo rimboccati le maniche per cercare delle figure che a nostro avviso garantiscono una supervisione di tutto il percorso di bimbi e ragazzi all'interno del nostro vivaio. Per cui già l'anno scorso abbiamo dato il benvenuto in famiglia a Giorgio Sassi, che attualmente è il direttore tecnico del nostro settore giovanile, il cui curriculum parla da solo per il settore giovanile. Ha un'esperienza ventennale, grande attenzione sul ragazzo e anche sugli aspetti psicologici di crescita, e siamo assolutamente contenti che lui faccia parte del nostro team a tutti gli effetti. Da quest'estate poi abbiamo deciso di implementare anche il ruolo di responsabile del tecnico delle attività di base, quindi per la nostra scuola calcio, assegnando questo compito ad Antonino Barillà, che già l'anno scorso era entrato nelle fila del dublessimo Montecchio Calcio come allenatore dell'annata 2006, ma dimostrando da subito una grande predisposizione al miglioramento dei ragazzi, un'attenzione proprio alla loro crescita dal punto di vista sia sportivo che umano. L'obiettivo di questa attenzione allo sviluppo del settore giovanile è un obiettivo di media e lunga durata, perché siamo convinti che così facendo, nell'arco di, confidiamo, un quinquennio, sia possibile arrivare ad avere un serbatoio importante di ragazzi per la prima squadra. Questo deve essere il loro obiettivo e questo è quello che ci auguriamo per il futuro.